E allora, eccomi qua, amiche mie. Guarda, allora, vi faccio vedere l'impasto dei pizzi, eh. Guardate quanto è cresciuta, vedete? Guardate. Ora la mettiamo qua così vi faccio vedere. Guardate come scende. Olè, va bene? Adesso andiamo a fare i pizzi. Bella, profumata, profumo. Quindi qua vado a mettere la farina di semola perché io li devo girare qui dentro, nella farina di semola. Mettiamo la farina di semola in un altro piatto, quella rimacinata. Ok, ho preparato la teglia perché questa poi mi serve che devo infornarla. Ok, allora, guardate, prendiamo i pizzi. Li potete fare grandi, li potete fare piccoli, come volete. Guardate, vedi la cipolla, guarda. Io le faccio così, eh? Non mangio un mittero. Allora, li giriamo nella farina. Così, e li andiamo a appoggiare nella teglia. L'impasto è uscito benissimo. L'ho lasciato 2 ore che si lievitano, eh? Ci ho messo le olive. Peperoncino, sono belle piccantine. E le andiamo a sistemare nella teglia. Vedete l'impasto come è uscito bello morbidoso? Così vi devono uscire. Queste poi le lasciamo per una mezz'oretta, poi vi regolate voi. Una mezz'oretta a 180 oppure 200 gradi il forno. Ecco qua, gli diamo la forma con l'upizzu. Bella morbida morbida, avete visto? Guardate la morbidezza, guarda. Morbida morbida, così vi deve uscire, eh? Fate questo procedimento, amiche mie, che non vi sbagliate. Perché lo sapete che ogni cosa che faccio e voi la fate, me la fate vedere, mi dite sempre che è andata a buon fine, no? Quindi anche queste vi daranno molte soddisfazioni. Non vi preoccupate. Poi se c'è qualcosa che non va, me lo scrivete, mi fate sapere. Se avete qualche domanda da farmi, me la fate, io vi rispondo subito, avete visto, no? Che vi rispondo subito. Ecco qua. Giratele bene così, mi raccomando. Non c'è bisogno che la sbattete, lasciate la farina sulle mani, eccola. Mamma mia, guarda, questo mi sono uscite meglio dell'altra volta. Ecco qua. Vedete? Guardate che bella, guarda. Queste, se volete farvi una bella insalatina di pomodori, tonno, cipolla, questo lo consumate come panino, come il pane, no? Accompagnato con, guardate, vedete? Che belli, belli, colorati, colorati. E allora, continuiamo, che perché l'impasto c'è, eh? Con mezzo chilo, avete visto quanti me ne escono? Ve ne escono tanti, ve ne escono. Cipolla bella rosolata, me la fate, ok? Non vi spaventate. Bella, rosolata, rosolata la cipolla. Poi mettete un bel pelato, tutto intero, quello là che vi ho fatto vedere io. Un po' di peperoncino, perché questi col peperoncino sono una cosa doc. Questo vado ad appoggiare qua, no? Che non mi caccio. Sono saporitissimi.
Ecco qua. Abbiamo finito, eh? Questi poi me li vado a infornare e poi ve li faccio vedere belli cotti. Finito. E voilà. Questa riesce più piccola, non fa niente. Vediamo se riesco a stringerli un poco. Vediamo se riesco a stringerli, eh. Perché poi mettiamo un po' di farina pure sopra. La farina che mi è rimasta la vado a mettere così, no? Tanto queste più di così non si fanno. Ecco. Buona amica mia. Sì, sì. Le stringo così le faccio tutta una infornata. Ecco qua. No. A posto. Vado a mettere tutta sta farina che mi è rimasta, tanto questa non fa. Ecco qua, i miei pizzi leccesi. Guardate, questi adesso me li vado a infornare, vedete che belli, e poi ci vediamo al momento che li ho sfornati, va bene? Adesso io li vado a mettere nel forno 180 gradi, anche 200 gradi, per una mezz'oretta, poi ci regoliamo, va bene? A dopo, amiche mie, ciao. E allora, amiche mie, guardate i miei pizzi come sono usciti buoni, troppo buoni, hanno un profumo, casa mia sembra un forno, odora di panificio, quindi guardate che buoni, guarda, cotti al punto giusto, io li ho lasciati 40 minuti, vedete? Allora, adesso me li vado a sistemare qui dentro al portapane. Hanno un profumo buonissimo. Questi quando si raffreddano, li lasciamo così si raffreddano, no? E poi si possono consumare. Ok, allora questo ho fatto tutto questo procedimento per una signora che me l'aveva chiesto, quindi amiche mie approfittate anche voi, a chi ha guardato questo video, chi ancora non lo sapesse, io sono iscritta sul canale di YouTube Francuzza Bortone, oppure sul mio canale, sulla mia pagina Facebook La Cucina di Francuzza, guardate qua che bontà, eh? I miei pizzi buoni, eh? Guardate, che spettacolo, guardate, io non la mangio adesso perché brucia, perché sennò assaggio. Boh, no. Anche il peperoncino l'ho messo a punto giusto, quindi una punta, perché il peperoncino mio brucia molto, però non si sente tanto. Eccoli qua. Ok? Se vi sono piaciuti, mi raccomando, commentatemi, fateli e poi ditemi come vi sono venuti a voi. Ok? Ciao amiche mie, un bacione dalla vostra Francuzza.